Siamo a Urbino, dove si è tenuto il convegno Sostenibilità Immensa, dove tra i relatori abbiamo presentato tante esperienze fuori dal nostro territorio, ma dove alcuni sindaci hanno potuto portare anche la loro esperienza di introduzione di biologico nelle mense. Siamo con Giuseppe Paolini, sindaco di Isola del Piano, e Daniele Tagliolini, sindaco di Peglio. Paolini, tra l'altro, è anche una figura storica del biologico a livello nazionale, perché è uno dei fondatori della cooperativa Alcenero, quindi da amministratore non poteva non lavorare in questo senso. Che esperienza ha fatto il comune di Isola del Piano? Allora, innanzitutto preciso che la cooperativa adesso si chiama Cooperativa Girolomoni, no, è dovuto a Gino. L'esperienza che abbiamo fatto è stata quella di proprio andare nel momento in cui siamo stati eletti a stravolgere completamente la mensa, passando da un appalto che avevamo esterno, prenderlo direttamente il comune e fare tutto biologico. E alla fine abbiamo non solo aumentato la qualità, ma anche risparmiato dei soldi. Abbiamo iniziato nel 2000 e quella volta abbiamo risparmiato circa 25 milioni sul costo finale che c'era. Ma quello che è più interessante è che anche la carne biologica che viene data nella mensa viene dagli allevatori di Isola del Piano, perché il nostro è un piccolo microcosmo che vogliamo che anche l'economia si muova all'interno di questo microcosmo. Ed è una cosa che io considero, per esempio, assurda. Ne parlavo altri giorni con altri amministratori, che una nostra provincia che è leader in Italia nella produzione di pasta biologica non riesca a vendere mezzo chilo di pasta alle mense biologiche, se non quelle che l'acquistano direttamente, pur mettendola allo stesso prezzo che lo venderebbe la grande industria. Cioè è una questione di scelte politiche che devono essere fatte con coraggio, ma delle volte gli amministratori devono essere anche coraggiosi. Esatto, voi siete qui a dimostrare che appunto gli amministratori coraggiosi quando ci provano lo fanno, giusto Tagliolini? Noi siamo partiti dai concetti che esprimeva un po' Peppino, che è un amico. Noi siamo sindaci di piccoli comuni, quindi diventano anche esperienze laboratorio. Siamo partiti proprio da alcune peculiarità dei nostri territori, portando poi il biologico al 100% nelle nostre mense. Stiamo poi confrontandoci anche con i gestori della mensa per intraprendere dei percorsi attivi all'interno del nostro territorio. La pasta ne è un esempio a livello locale, perché poi esportiamo in tutto il mondo e non riusciamo poi a prendere i prodotti a livello locale. Secondo me gli amministratori poi devono essere bravi all'interno dei bandi a progettare e sperimentare alcune progettualità. Noi nel nostro piccolo a Peglio forniamo 20.000 pasti biologici, abbiamo una nutrizionista 100% disponibile nei confronti delle famiglie, abbiamo iniziato percorsi di sostenibilità ambientale e questo a totale carico della gestione mensa, quindi divulgando anche progetti di educazione alimentare che devono incidere poi sul fattore culturale delle famiglie. Abbiamo esteso addirittura il menù anche al di fuori dell'ambito scolastico, dando la possibilità di intraprendere un menù calibrato anche a casa, perché poi mangiare merendine, no? Ipercaloriche, bevande gassate, quando è finita la scuola, va un po' a discapito di tutto il progetto che stiamo portando avanti all'interno delle amministrazioni. Quindi il lancio che voglio fare è quello di credere sempre di più nei percorsi biologici e soprattutto locali. Volevo aggiungere una cosa che è un complimento a Daniele. Cioè, con amministratori così giovani e così motivati, cioè, abbiamo speranza, abbiamo veramente speranza. Esatto, perché Grazie Gino. certamente l'importanza appunto dei comuni, come diceva il sindaco Tagliolini, è proprio quello di sperimentare. La speranza è che appunto gli esempi portati da questi piccoli comuni diventino un modello da replicare. Grazie. Ciao.